Come avevo detto, insomma, per tranquillizzare anche i cittadini, i genitori, i nonni, i bambini, il personale scolastico, noi abbiamo iniziato a fare e completeremo entro oggi la disinfezione delle scuole che toccano in compito al Comune di Benevento. Poi ho stabilito la mia ordinanza che questo lo farà anche la provincia, perché ad esempio il liceo classico che si trova qua è competenza della provincia e anche loro sono impegnati a farlo. E l'università lo farà, le due università, anche quelli privati, e ho stabilito con mia ordinanza che si riaprono le scuole, per quanto ci riguarda siamo in grado di aprirle lunedì come comune, quindi le scuole materne, le scuole elementari e medie, però per quelli che non avessero completato l'opera di disinfezione non si aprono le scuole, quindi io dicevo domani sera con ordinanza mia, quelle che sono aperte e quelle che sono chiuse, speriamo che si possa aprire un po' tutto in modo tale che ci sia questa continuità didattica e scolastica. Voglio dire a tutti di essere abbastanza sereni e tranquilli. Certo, il fenomeno esiste, inutile nascondere, è scoppiato anche un caso all'interno della provincia di Benevento, però la paura è il morbo più virulento del virus che c'è in giro e quindi bisogna stare molto attenti, evitare le paure, le preoccupazioni eccessive di troppo. Preoccuparsi va bene, occuparsi della preoccupazione delle persone va benissimo, facciamo quello che possiamo evidentemente e tutte le mie scelte avverranno sempre d'intesa con le autorità sanitarie e con il prefetto, insomma un po' con tutti, con il governo regionale e quello nazionale. Quindi facciamo il massimo possibile che ci è consentito.